Don Emanuele Gigliotti, il parroco della comunità di Amato, della parrocchia di Amato, si è appena conclusa la Via Crucis animata questo Venerdì Santo. Una manifestazione quest'anno particolarmente toccante per questa piccola comunità dell'istimo di Marcellinara. Particolarmente toccante anche per la perdita tragica e prematura di un giovane della nostra comunità. Questo ha davvero turbato e addolorato il cuore di tutti gli amatesi. Quindi abbiamo svolto questa rappresentazione anche offrendola per l'anima di questo giovane che ci ha lasciati. Una sinergia tra la parrocchia, la chiesa e la Proloco e l'amministrazione comunale che dà sempre buoni frutti per la comunità. Sì, la sinergia è sempre un grande valore. Lo è quasi necessariamente nelle piccole comunità dove non c'è una grande dispersione. I vari attori e le varie istituzioni della comunità sono necessariamente chiamati a rapportarsi e a realizzare insieme le cose belle per la comunità. Le tradizioni importanti, soprattutto per i piccoli borghi che cercano di sopravvivere alle grosse città. Sì, sia Amato, anche il vicino comune di Miglierina tentano iniziative volte anche a sopravvivere interiormente, perché nei piccoli centri collinari o di montagna la vita, diciamo, è un po' periferica, ai margini. Quindi queste iniziative sono un bene sia per i membri della comunità, ma anche sono un richiamo a quelli di fuori che vengono e partecipano a queste belle manifestazioni che vanno conservate e vanno accresciute per quanto possibile nel tempo, perché non si disperdano. E poi il Vangelo deve rimanere vivo in mezzo al popolo, e questo è un tentativo di ricordare il Vangelo, è una forma diversa di evangelizzazione.